Siamo un'associazione senza fini di lucro che si occupa di coperture assicurative per quelle che sono le organizzazioni non governative di volontariato, fondazioni e anche enti governativi che operano nella cooperazione internazionale. Il Covid ha avuto un grosso impatto in quanto noi abbiamo dovuto affiancare tutte le nostre organizzazioni che si trovavano all'estero in un momento di completo sbando e completa crisi, senza avere minimamente idea di quello che stava succedendo. Abbiamo dovuto affrontare tutta una serie di emergenze che erano l'assistenza agli operatori, ai volontari che si trovavano in paesi disagiati, ad aiutarli a rientrare e affiancarli invece le persone che sono rimaste in questi paesi a tutelare la salute e aiutarli nei momenti di crisi, perché purtroppo erano in situazioni, abbiamo presente quello che è successo in Italia, potete immaginare quello che può succedere in Repubblica Democratica del Congo, dove l'assistenza sanitaria è praticamente quasi a zero. Per noi lo scopo, il focus della nostra associazione è quella di aiutare chi aiuta, per cui di affiancare gli operatori che materialmente lavorano sul campo e dargli quella tranquillità e quelle opportunità di lavorare in sicurezza. Sono sicuramente dei dati importanti, perché noi abbiamo la percezione di quelle che sono le organizzazioni più strutturate. Quello che di cui non abbiamo percezione sono quelle associazioni che fanno volontariato, che vanno e fanno cooperazione, vanno nel terzo mondo, in paesi disagiati e probabilmente ci aiuterà a far emergere tutta una quantità di mondo che in questo momento è sconosciuta o è al di fuori da quelle che sono le regole normali, perché è basata molto sulla buona volontà e poco su un'organizzazione, per cui sono molto interessato a vedere e a capire qual è la popolazione che si muove e quantificarla con dei numeri che siano dei numeri anche apprezzabili e da poter valutare.